perché è veramente un giallo. Quindi c'è un omicidio, ci sono le indagini, ci sono tanti personaggi, ma il personaggio più importante, a mio avviso, è il Partito Comunista. È l'altro romanzo che sta nel romanzo. Quindi 520 pagine di romanzo per raccontare le indagini, l'omicidio e le indagini, e altre 520 nelle stesse pagine per raccontare 70 anni di storia. Perché si è parlato molto di Chiesa, si è parlato molto di come i militanti stessero in questo partito, però questo partito non è durato 2000 anni e passa come la Chiesa romana, è durato 70 anni, dal 1921 al 1991. Però in questi 70 anni, che per la storia italiana sono stati importantissimi, è stato un cardine dell'Italia stessa, dalla resistenza, ma diciamo dalla prima guerra mondiale alla seconda, alla resistenza, a questi anni 70, che per forza devono essere gli anni da studiare, perché tutto quello che stiamo vivendo adesso si è formato dal 1970 al 1980, direi anche al 78-79, insomma, al 1980. Sono stati 20 anni, stranamente la storia italiana, ma ci sto pensando solo ora, va di 20 anni in 20 anni, 20 anni di fascismo, 20 anni di Berlusconi, 20 anni... Ancora non sono passati, però è tutto ventennale, sembra che sia la dimensione temporale propria della Repubblica Italiana, forse la prima, la seconda, chissà la terza, insomma. Allora, di che stiamo parlando? Perché ci sono anche persone che in quegli anni più o meno erano nate, o più o meno sono nate, insomma, quindi potrebbero non sapere che cosa fosse in quel momento questo partito, che 15 anni dopo veniva cancellato dalla storia italiana. Allora, stiamo parlando nel 1977 di un partito che aveva non il massimo dei suoi iscritti, perché ne aveva avuto anche 2.200.000 negli anni precedenti, però aveva 1.800.000 iscritti, non 1.800.000 votanti, perché i votanti erano 12.600.000, aveva 1.800.000 iscritti, e cioè era il partito probabilmente con l'organizzazione più capillare che ci fosse in Europa. Ancora oggi accreditano a Bersani, chissà perché, a lui non lo so, miliardi di valore di immobili espositi. Vabbè, lui era il povero tesoriere del partito. Perché ancora ci sono più di 3.500 immobili di proprietà di quello che fu il Partito Comunista. Potete dire quello che vi pare, io so come sono state comprate almeno due sezioni a Cosenza, e ci sono anche le persone qui dentro che hanno fatto quello che adesso dirò, sono state comprate con i soldi di noi militanti, ognuno di noi si è tassato, ognuno di noi pagava, sono state comprate le sezioni, e come noi molto probabilmente un altro 1.800.000 persone hanno fatto in tutta Italia, dotando questo partito di una solidità economico-finanziaria che non era da ridere. Sergio, qualche volta viene anche un po' di più l'agenda, però, per formare... Lasciano dire al dottor Festi. Gli lanciamo una palla. Sì, poi fare politica in quel modo
farla capillarmente, farla in ogni situazione, essere dappertutto, ma dappertutto, dal più piccolo paesino fino a Roma o a Milano, essere dappertutto. Il punto di riferimento per qualunque cittadino avesse da domandare qualche cosa, non da chiedere, ma da domandare, fare domande, avere spiegazioni su qualche cosa, non era semplice, veniva fatto, tranne i funzionari di federazione, veniva fatto tutto in forma completamente gratuita. Questo era il senso della militanza. Lo stesso Festa parla di due anime nel partito, se ricordo, vado a memoria, se ricordo, un'anima il popolo e l'apparato. Sì, un'anima popolare e un'anima d'apparato. È giusto che a guidare, a controllare 1.800.000 iscritti e a coltivare quei 12.600.000 voti ci fosse un apparato. Erano i rivoluzionari di professione, i funzionari di federazione. Poi perché fossero tutti funzionari non l'ho mai capito, però insomma qualcuno non funzionava, però era la definizione, no, la definizione dei rivoluzionari di professione. Allora, questo era il partito nel 1976-77. Era un partito che si stava avvicinando al governo, rapito Moro, dopo l'omicidio Moro, appoggiò un governo esterno di Andreotti, se non sbaglio. Che prima si astiene nel... Si astiene, sì, ma invece Andreotti lo appoggia direttamente. Lo appoggia direttamente. E prima era un'astensione critica a un governo, poi vota proprio la solidarietà nazionale. In tutto questo, per quello che interessa il nostro giallo, io non so se tra quei nomi un po' cambiati qualcuno sono riuscito a... Vabbè, si capisce chi è Armando Cossutta, si capisce chi è il segretario della federazione milanese, il segretario nazionale naturalmente bene, non so se per dimenticanza. Ok, non si parla di Vecchioli in questo romanzo. Pecchioli. Non si parla del ruolo che Pecchioli c'ha, ma del ruolo che Pecchioli c'ha come ministro degli interni ombra del Partito Comunista. Di quello che Pecchioli fa negli anni di piombo, forse c'è una cena. Sì, ma è quella secondo me la struttura da studiare, perché il Partito Comunista in quegli anni con i suoi militanti, al di là di chi era infiltrato o meno nelle bande delle Brigate Rosse o di Prima Linea, ha garantito la tenuta democratica di questo paese. Nel 1977, solo nella capitale, non ho i dati di Milano, ma solo nella capitale ci furono 10 morti e 254 attentati terroristici. Allora, oggi parliamo di ISIS, ma voi immaginatevi in una città come Roma 254 attentati terroristici in un anno. Cioè, ogni giorno ce n'era uno, ogni manifestazione c'era un morto. Io studiavo a Roma e tornare dalle manifestazioni senza problemi era una vittoria, perché quasi certamente c'erano state sparatorie. Ricordo delle donne con le borse di tolfa e gli zoccoli durante le manifestazioni
che distribuivano armi. Perché lo sport più seguito in quel momento era la spaccata alle armerie, che dopo il 77, almeno a Roma, esponevano solo carne da pesca, non esponevano più altro, perché, così come i negozi di scarpe esponevano solamente le scarpe sinistre, perché poi si era passato dalle armerie alle scarpe, già che c'erano, facevano evidentemente incetta. Però il Comitato Federale di Controllo, quello che lei, dottore, chiama i probiviri, la Commissione Federale di Controllo, la CFC, aveva un controllo totale sugli iscritti, sui militanti, non sugli iscritti, sui militanti che c'erano a Roma. Prova ne sia che nel 1977, proprio a Roma, il 17 di febbraio, stiamo parlando della manifestazione di Lama all'università, sì. Il servizio d'ordine del PC, disarmato preventivamente dalla Commissione Federale di Controllo nella mattinata, fronteggiò con le mani gli indiani metropolitani che non facevano niente di male, perché lanciavano palloncini pieni di vernice rossa, niente di che, ma c'erano i fascisti tra di loro che erano armati, che buttarono giù il palco dove Lama parlava, e Lama fu portato in salvo, non ebbe nessun problema, fu portato in salvo da una decina di persone su una macchina e poté lasciare l'Università di Roma. Ci sono dei filmati molto simpatici che fanno vedere quello che successe quella mattina davanti a Legge e Lettere all'Università di Roma, e lì si vede come il Comitato Federale di Controllo e quindi la Vigilanza Rossa, il servizio d'ordine della federazione, la Volante Rossa, scusate, il servizio. No, ma lì si chiamava lo stesso la Volante Rossa, te lo posso assicurare. La Volante Rossa era altro durante il dopoguerra, sì, nel subito dopoguerra, ma la Vigilanza di Roma si chiamava Volante Rossa. La Volante Rossa riuscì ad arginare, anche senza avere nessuno strumento atto a fermarlo, riuscì ad arginare anche i fascisti che avevano infiltrato gli indiani metropolitani. Lama riuscì ad andare via. Dopo nove anni, dal 68, la polizia quel pomeriggio occupò la Sapienza. Non era mai più entrata dal 1968 la polizia armata nella Sapienza. Quella sera, il 17 di febbraio, la polizia occupa di nuovo la Sapienza. Allora, il clima era questo. Siamo venuti a sapere dopo tanto tempo di Gladio, siamo venuti a conoscenza della struttura di Stay Behind, siamo venuti a sapere che cosa si preparava in Italia, che cosa si era preparato in Italia per evitare che questo partito raggiungesse i gangli del potere. Questo partito è riuscito in questi anni, in questi 20 anni importantissimi della storia che stiamo affrontando, a mantenere la democrazia in Italia. Che poi lo abbia fatto riuscendo ad avere dei contatti, come scrive il dottor Festa, con la Lega delle Cooperative, con i sindacati, non era possibile che fosse diversamente, con i sindacati, anche con i costruttori, anche con le organizzazioni degli imprenditori a Milano come a Roma. Beh, un partito che vuole candidarsi a guidare l'Italia senza fare una rivoluzione, cioè sostituendo una classe con un'altra, non può che avere questo tipo di rapporto. Io ho notato che nel perfetto disegno e rappresentazione di questo partito, poi non poteva essere diversamente, il dottor Festa
è stato un esponente del PC a Milano, è stato un funzionario di federazione per anni, e quindi non poteva non conoscere che cosa accadesse nel partito. Però c'è come una critica a questo modello di ecumenismo che probabilmente, nel senso che questo tentativo che il PC faceva per allargare la sua base, per allargare le sue entrature nei gangli dove si faceva politica a Milano stesso. Il fatto che avesse dei contatti, il PC avesse dei contatti nelle redazioni dei giornali, cioè, credo sia normale. Lei stesso scrive, fa dire ai suoi personaggi che il riuscire a fermare uno sciopero era molto più importante che riuscire a farlo, più utile che riuscire a farlo. A me ha ricordato Jepp Gambardella quando a Roma si rende conto che far fallire una festa era molto più importante che non riuscire ad organizzarla. Se non è una critica questa, mi sarò sbagliato leggendo, però lui c'ha una visione di questo partito che hanno molti di quelli che poi alla fine l'hanno abbandonato, probabilmente, no? Che hanno abbandonato quest'idea, che hanno abbandonato questa parte, come se tutto quello che fosse stato fatto da quella parte avesse un substrato che era negativo. No, io dico che tutto quello che è stato fatto, naturalmente alla luce del sole, tutto quello che è stato fatto in quegli anni aveva un obiettivo che è stato raggiunto, e cioè la tenuta democratica di questo paese. Altrimenti, da Junio Valerio Borghese a Gelli, li stavo enumerando, ma per arrivare rossa dei venti, a Pacciardi fino Edgardo Sogno, fino ai golpisti, insomma, dei tempi nostri, oggi ci avrebbero consegnato probabilmente un'Italia senza la possibilità di fare riunioni come questa.